Ok, quindi questo per quanto riguarda la traccia, i suoni, sui suoni nulla da dire assolutamente. Ora, mentre suona, provo a smanettare un po' qui e vedere che cosa succede se io cambio il tipo di preset anche, il batterista, vediamo che cosa fa se io faccio queste modifiche. Ecco, quindi così arricchisce praticamente il modo di suonare e cambia in tempo reale la traccia, quindi questa è un'altra cosa molto interessante. Poi c'è la sezione swing, non so se avete fatto caso prima, praticamente è come se avessi terzinato la canzone, sestinato la canzone, quindi più andando sullo shuffle. Faccio un'altra prova. Ora modifico anche questo. Ho aggiunto prima il tamburello. Prima, appunto, come dicevo, forse se non si è sentito, ho aggiunto il tamburello. Prima posso aggiungere anche appunto la maracas o il clap di mani, che può essere magari più adatto alla musica dance house, anche se con una batteria acustica è abbastanza improbabile. Niente, praticamente questi sono i vari preset. Ci vorrebbe una puntata solo per descrivere drummer, un po' come tutte le feature di questo nuovo Logic Pro praticamente. Ci vorrebbe una puntata intera per ogni cosa. Intanto vorrei fare un overview, insomma, della situazione. E poi ci sarebbe qui Songwriter. Allora lui mi dovrebbe. Ah, non me lo cambia perché non ho scaricato questi batteristi. Non neanche loro. Quindi ho in teoria Kyle, il batterista rock, Aidan, il batterista alternativo. E poi gli altri non ce li ho ancora. Vediamo questo Kyle cosa succede. Cambiando il batterista, che cosa succede? Cambia anche il suono della batteria, abbiamo visto, quindi anche il tipo di set cambia, molto molto realistico. Ottimo. Ora mi ha aggiunto la maraca. Ah, qua posso scegliere come prima praticamente il tom. Il tipo di variazione, ecco, questa è la variazione, sono delle variazioni che a dire il vero adesso non sta facendo in tempo reale, cioè devo stoppare, fare la variazione e poi rifarlo partire e posso sentire appunto queste variazioni che cambiano nel corso delle modifiche. Qui poi abbiamo questo diagramma dove possiamo modificare il tipo di timbro della batteria, quindi loud,
molto forte. Complex, quindi magari è un po' meno marcato, però con più accenti di tecnica. Soft, quindi qualcosa più simile a un club. Ecco, vediamo che cambia la forma d'onda. Simple, qua praticamente sicuramente suona molta meno roba, però magari con più cuore, tra virgolette. Vediamo. Ora andiamo piano piano a vedere i quattro punti. Poi ci sono chiaramente tutte le sfumature, però ora vedremo appunto i quattro punti. Ok, vediamo loud cosa fa. Bene. Complex. Questa mi piace di più. Vediamo soft. Ecco, questa è una feature interessantissima per chi compone, fa magari delle pre-produzioni a casa e non può permettersi di pagare un batterista, appunto di pagare o lo studio del batterista magari, o in generale comunque una registrazione di batteria vera perché appunto le registrazioni chiaramente essendo appunto un lavoro costano. Quindi questa potrebbe essere un'alternativa per chi magari appunto deve fare dei piccoli provini, delle piccole cose e non spendendo insomma una cifra pazzesca, allucinante. Quindi questa già è una buona cosa. Però il mio consiglio, parlo anche un po', cioè sono un po' di parte, però il mio consiglio è quello di, se si deve fare una produzione di un certo tipo, di rivolgersi sempre comunque ad un batterista vero, ecco, perché appunto la feature appunto non ha nulla da dire, suoni pazzeschi, la batteria sembra suonata veramente, però c'è sempre quel piccolo scarto che il batterista vero, appunto, quella piccola virgola in più che il batterista vero dà alla canzone, quando invece questa batteria robotica, tra virgolette, non dà, insomma, ecco, non crea, non dà questa virgola. Ovviamente stessa cosa vale per gli strumenti armonici, tra virgolette, tutti gli strumenti armonici che abbiamo qui, per delle pre-produzioni vanno benissimo, insomma, a meno che non si metta appunto uno strumento di questo abilitato nella traccia e si faccia suonare un vero tastierista via MIDI. Allora quello già cambia la situazione perché comunque è un tastierista che suona realmente, manda i segnali MIDI al computer e allora vengono poi trasformati appunto in segnale audio, triggerati in segnale audio. Probabilmente anche con la batteria è possibile fare questa cosa, però la batteria ha una particolarità, che appunto in base a come viene colpita cambia il tipo di suono e non sempre si colpisce esattamente il centro della pelle o ci sono delle piccole variazioni, piccole, anche il batterista diciamo più esperiente possibile fa ha queste piccole variazioni perché non siamo macchine, questa è una macchina, ma noi assolutamente no. Comunque,
Tralasciando questo discorso e rimanendo comunque stupiti dalla potenzialità di questo drummer, andiamo a vedere le altre caratteristiche.